Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano, e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Ricordate domenica scorsa come Gesù aveva chiamato e mandato i suoi e aveva dato degli ordini, ordinò loro, queste erano le parole, ben precisi, non hanno capito niente. Aveva detto chiaramente non di dire, di insegnare, aveva detto loro chiaramente: prendete solamente il bastone, sandali ai piedi, una tunica. Aveva dato un atteggiamento di fondo da avere e non aveva detto di insegnare, di scacciare i demoni, non aveva detto di predicare una conversione. E invece i discepoli avevano fatto proprio il contrario. E adesso stanno tornando. E sono entusiasti, immaginatevi, perché è facile, contando, raccontando, dicendo, un po' da striosi, diciamo noi, è facile anche ammagliare la gente. E la gente si era entusiasmata. E loro cominciano a raccontare quello che avevano fatto ed insegnato. Ma Gesù non aveva detto di insegnare. È una prerogativa solo di Gesù nel Vangelo, quella di insegnare. I discepoli devono ancora imparare. Cosa vanno ad insegnare? Chiaramente avranno detto quello che da sempre hanno sentito dire, di un Messia che verrà e che metterà le cose come vuol lui e che annuncerà un regno terreno e che queste cose certamente. E la gente si era entusiasmata davanti a questi insegnamenti, ma non erano quelli di Gesù. Gesù aveva detto invece: annunciate il Vangelo con uno stile che sia coerente col Vangelo. E lo stile coerente del Vangelo è volersi bene. Il Vangelo lo sappiamo, lo ripetiamo, è uno solo. Dio è buono, estremamente buono. Dio è misericordioso, estremamente ricco di misericordia. Questo con la vostra vita dovete annunciare. Altro che altri discorsi. Ed è per questo che Gesù, dopo averli sentiti un po', li chiama in disparte, che di solito è inteso come un discorsetto: dai, adesso riposatevi qua con me. No, nel Vangelo di Marco chiamare in disparte vuol dire dare una tirata di orecchi, ma di quelle proprio sonore. Li porta in un luogo deserto
per fare una ramanzina. Ma che cosa avevo detto? Ma che cosa? Mi avete ascoltato o no? Ma capite quando parlo o no? Certamente questo è stato il discorso di Gesù, molto forte. Anche perché gli hanno detto quasi di passaggio, ma gli hanno detto che la gente li cercava continuamente. Chiaro, avevano annunciato delle cose che non dovevano. Il Vangelo è duro. Quando Gesù nella sinagoga di Nazaret aveva parlato del Vangelo, della buona notizia, la gente gli aveva girato le spalle. Mentre invece adesso ai discepoli sta applaudendo. Quindi c'è qualcosa che non va. E c'è gente che va e che viene. Questo andirivieni di persone non hanno nemmeno il tempo di mangiare, che per noi ci viene da dire, ma poveretti, almeno quello lasciategli. È un altro discorso. Non hanno tempo di mangiare la parola di Gesù, l'insegnamento. Sono teste dure che fanno quello che vogliono. Questo è il Vangelo, come ce lo dice. Quindi non hanno il tempo di mangiare. Che cosa fa Gesù? Dai, saliamo sulla barca. Li fa salire sulla barca, capite, no? La barca è la comunità. Li rimette insieme come gruppo e lui entra. Lo avevano estromesso dal loro gruppo. Adesso si rimette al centro. Se non c'è Gesù al centro della vita, altro che insegnamenti del Vangelo. Si insegnano cose che non c'entrano niente. Gesù si rimette al centro, entra nella barca e traversano il mare della vita, si passa insieme con Gesù. E Gesù ha una voglia matta di insegnare, ma la gente è ancora entusiasta e allora li vede, va davanti, li precede dall'altra parte, sull'altra riva. E notate, arrivano, Gesù, lui solo scende. Stavolta, visto che i discepoli ne hanno fatte anche troppe, di spiegarsi anche massa, state sulla barca, è lui che scende. Adesso è lui che parla alle folle. Ed è bellissimo il suo modo di avvicinarsi alla gente. Non con un fare da suscitare entusiasmo come avevano fatto i suoi discepoli. Adesso lui scende e vede la gente, la vede, e ha compassione perché vede che sono pecore senza pastore. E sì che di pastori ce n'erano, aveva voluto anche i suoi apostoli come dei pastori, ma non l'avevano fatto i veri pastori. Ed è proprio così, di pastori anche ce ne sono, ma che hanno compassione non ce ne sono. E la compassione è un termine speciale, viene dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, ed era applicato solo a Dio. Adesso Gesù è Dio che ha compassione, cioè ha il cuore, meglio, ha le viscere di una mamma che genera, che dà la vita. È il Dio con noi, Gesù, che ha una misericordia dentro di sé. E allora è il vero pastore, visto che gli altri pastori, compresi i suoi discepoli, non hanno messo in pratica l'insegnamento, non sono dei veri pastori, prende lui in mano le redini e comincia ad insegnare. Lui sì che può insegnare. Gli apostoli avevano rubato, volevano rubare la prerogativa che è solo di Dio, quella di insegnare veramente. Ma quando noi insegniamo e non abbiamo imparato ancora, insegniamo cose false, come appunto avevano fatto gli apostoli. Adesso è lui che insegna. E allora il Vangelo prende corpo, prende vita. Allora possono toccare con mano una presenza di un Dio misericordioso, differente. Ma capite quanto è attuale questo Vangelo? Io ci ho rivisto la mia storia, ma credo che anche voi, ciascuno di noi, ci rivede se stesso in questo Vangelo, in questa tirata d'orecchi che Gesù è capace di fare, di dare.
Perché la vita cristiana non può, non deve solo suscitare entusiasmo, l'applauso. La vita cristiana è differente, predicare la buona novella della misericordia, del perdono, della riconciliazione. Ah, non suscita tanto entusiasmo? No, perlomeno che io sappia. Non ho mai visto i grandi entusiasmi davanti a un lieto annuncio di questo tipo. Anche la Chiesa, quando suscita i grandi entusiasmi, è perché forse è più accondiscendente di quello che vorrebbe Gesù. E questi pastori vari che ci sono, ma non hanno la compassione, ci fanno venire in mente tanti che avrebbero, dovrebbero avere un compito di guida, sia nella Chiesa ma anche nella comunità civile, ma predicano se stessi, magari si mettono in mostra chiedendo l'applauso della gente, ma in fin dei conti ai propri interessi vogliono l'applauso. Capite com'è attuale questo Vangelo? Io non vado avanti perché voi siete più intelligenti di me, però vi chiedo, ci chiediamo proprio di portare questo Vangelo nella nostra vita e di vederne proprio i risvolti anche quotidiani, sia quelli sociali, sia quelli ecclesiali. Gesù sta veramente tirando le orecchie a tutti coloro che vogliono seguirlo, ma per seguirlo bisogna seguirlo sul serio, non seguirci secondo i nostri parametri e secondo i nostri criteri. Buon cammino a tutti.